10 febbraio 1986, Firenze, incrocio di Ponte alla Badia, ai confini con il comune di Fiesole, pomeriggio. L'ex sindaco Lando Conti, attualmente consigliere comunale del Partito Repubblicano, esce di casa da solo per recarsi in auto in Palazzo Vecchio. Fa pochi metri quando in Viale Togliatti viene bloccato da un commando delle Brigate Rosse. Gli sparano 18 colpi di mitraglietta Scorpion all'interno dell'abitacolo. Muore sul colpo. A 52 anni lascia 4 figli, il più piccolo a 10 anni. Oggi è il 34esimo anniversario, e siamo qua in ricordo di Lando. E si merita tutta la nostra presenza e il nostro ricordo. La famiglia come vive a distanza di così tanto tempo? Vive in ricordo, il ricordo del babbo, il ricordo delle cose belle che ha fatto, sperando che anche il resto dei cittadini si ricordi di lui. E Firenze ha ricordato proprio Lando Conti con una serie di iniziative, prima sul luogo dell'agguato, con una corona di fiori ai piedi della lapide in sua memoria. Poi un saluto particolare a Lando Conti al cimitero di Trespiano, nella cappella di famiglia. Era un uomo assolutamente indifeso, né sotto scorta, né sotto nessun condizionamento da parte di chiunque. Era un uomo che con la sua semplicità visse quel momento drammatico in cui allo stop fra via Salviati e via Faentina si accanirono incomprensibilmente verso di lui coloro che probabilmente volevano colpire altri, volevano colpire Giovanni Spadolini, che in quel momento era al vertice dello Stato e a cui Lando Conti era profondamente legato. Insomma, una vittima nel ruolo istituzionale che aveva ricoperto di quello che volevano essere le strategie così distruttive e drammaticamente eversive delle Brigate Rosse. Infine, una cerimonia speciale per l'intitolazione della piazza che da oggi porta il nome di Lando Conti di fronte al Palazzo di Giustizia nel quartiere di Novoli, una città che si è stretta intorno alla famiglia. Firenze non dimentica quel giorno ed il suo sindaco Lando Conti. Era il 10 febbraio del 1986.